Grazie e benvenuti nel video continuativo degli altri dell'outfit. Questo è il mio outfit finale. Mi ascolto di chiacchiere da sole, è il mio Jack Daniels. Allora, come vedete, questo è l'outfit finale. Ci sono stivali, no, stivali western. Anzi, aspettate un attimo che accendo la luce. Stivalazzi western, giubbotto di pelle chiodo marrone, camicia, cintura decorata. Jeans neri, occhiali da sole Ray-Ban Aviator, orologio diesel, anello Broadway, anello Sector, ciondolo Zippo. E niente, sono qui, pronto a partire. In più metto il mio Zippo Harley Davidson, bellissimo. Guardate bene com'è. Dentro la taschetta per gli Zippo. Non scordiamo mai un coltello per le bestie feroci che ci sono qui in Italia. Gli italiani. Non ce li scordiamo. C'è sempre qualcuno che rompe i coglioni e con questo gliela facciamo cambiare idea. Il nostro Jack Daniels, che ovviamente alla guida della Renegade non mi avventuro bevendo un cicchetto prima di andarmene, non mi avventuro, non si sanno mai le cose della vita, però quando sono a casa me lo bevo un poco di Jack. Così, tanto per alleviare un po' il governo, un po' che tre, e Jack Daniels. Così. Poi c'ho quest'altro coltello con la sua custodia in pelle. E il coltello è questo qua, guardate. Questo qua che vi ho fatto vedere. Voi tutto quello che vedete qua lo potete andare a vedere negli altri video miei, che lo recensito di tutte cose. Mi sono messo il Gucci Guilty Absolute, un odore che vi posso dire è legnoso, allo stesso tempo c'ha questo odore di cuoio, così cuoio pazzesco. Non è un profumo per tutti, ma nelle giacche di pelle vestito così ci sta alla grande. E niente. Questo è l'outfit finale. Ora vi farò vedere la mia Jeep Renegade. E poi ci andremo a fare un giretto. Niente, qualcosa di simile. Oh, mi volevo portare sull'Etna, oppure non lo so, qualche cosa. Da qualche parte andremo. Non vi preoccupate, vi porto da qualche parte. E niente, questo è tutto.
Mi raccomando, guardatevi il video successivo che io metto parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, eccetera, eccetera. Rivedete tutti quanti. E ora andiamo alla Jeep Renegade.